Tobega risponde al gol lampo di Sansone. Questo Bologna-Milan finisce 1-1. Un pareggio che serve a poco per i rossoneri, ma serve a tanto per il Bologna, perché se la Juve domani dovesse perdere, la zona conference non sarebbe più un sogno. Però il Bologna, oltre al gol lampo all'inizio, ha avuto solo tanta tenacia difensiva, ma alla fine non hanno fatto quasi nulla. Invece il Milan ha attaccato e gli è mancato anche il cinismo, perché comunque oggi avevi fatto una marea di turnover, ma comunque avevi giocato bene. Hai giocato bene, ma ti è mancato il cinismo perché non hai avuto delle punte all'altezza, soprattutto Origi, lasciamolo stare, il solito vomito, De Ketelaere, peggio di peggio. Quindi il Milan ad oggi sono mancate le punte titolari e soprattutto il cinismo. E soprattutto il cinismo. Allora, Bologna-Milan, il Bologna parte subito forte, perché alla prima azione Posch, che dalla difesa si avvia verso l'area di rigore, la mette in mezzo per Sansone, che fa un tiro fortissimo, dove dove la difesa, che lo lascia solo a colpa, e Magnani invece no, perché era un tiro imprendibile, 1-0. Ma da lì il Bologna si spegne. Da lì il Bologna si spegne, ha tanta tenacia difensiva, perché comunque riesce a murare gli attacchi del Milan, che però al 40esimo, con un tiro fortissimo di Pogba, che va a finire sul palo e poi entra dentro, la pareggia fa 1-1. Il primo tempo finisce così. Insomma, il Milan nel primo tempo, primi 20 minuti, ha giocato solo il Bologna. Poi dopo il Bologna si è un po' spento, ha iniziato ad attaccare, l'ha pareggiata con Pobega, e nel secondo tempo invece il dominio rossonero. Dominio rossonero che però non riesce a buttarla in porta, non riesce a buttarla in porta, perché si mangiano un fottio di occasioni. Il Milan oggi si è mangiato veramente una marea di occasioni, ma ve l'ho detto anche prima, sono mancate soprattutto le punte titolari, anche se sono entrate negli ultimi minuti, ma non è che abbiano inciso così tanto, ed è mancato soprattutto il cinismo di quelli che hanno giocato oggi, che per carità, hanno giocato bene, però non sono riusciti a segnare. Le uniche da destonare, come sempre ormai, sono Origi, che ha toccato il pallone, e quello che quei pochi che ha toccato gli ha tutti sbagliati. Ketelaere, un fantasma come sempre. Però del resto il Milan 2, se così possiamo chiamarlo, delle riserve, oggi ha giocato molto bene, ha fatto una prestazione di carattere in un campo non facile come quello di Bologna, ma è mancato il cinismo, un punto che al Milan non serve a nulla, perché stasera, se l'Inter dovesse vincere, si riporterebbe quarta a più uno sul Milan. Però non cambia la sostanza, perché comunque la lotta Champions è sempre combattuta, la lotta per i primi quattro posti è sempre combattuta, ma è un punto che serve più al Bologna, perché se domani il Sassuolo dovesse fare un miracolo contro la Juventus, la zona conference per il Bologna, come detto prima, non sarebbe più un sogno. Quindi pareggio immeritato, perché comunque il Bologna si è avuto tanta tenacia difensiva, ma non è che abbia fatto altre occasioni. Secondo me meritava la vittoria del Milan, ma se non la butti dentro, succede questo. Allora, per finire la classifica, come detto, il Milan è quarto, 53 punti, a più 2 sull'Inter a 51, ma è un punteggio solo per poche ore, perché se l'Inter stasera dovesse vincere comunque contro un avversario non facile, il Monza, si riporterebbe su. Un pareggio che non ci voleva per i rossoneri. Invece Bologna, invece il Bologna è ottavo a 44 punti, a pari della Juve settima, e la conference sembra non essere più un sogno. Bella! A dopo.